una cosa complex che non è una sfera. Questo canale è nato esattamente un anno fa su questa panchina che ha visto la prima recensione Compex, non del Compex SP8 che non ho ancora recensito. Ora sto aspettando la mia nipote Giulia con la quale aprirò il nuovo pacco di Compex che mi ha fatto un bellissimo regalo di Natale. Vediamo se arriva. Giulia, sei pronta a aprire il nuovo pacco? Prontissima. Cosa ci sarà qui dentro? Non lo so. Ormai con tutti i pacchi che hai aperto non sei ancora capace di farlo. Bisogno di allenamento. Allora, abbiamo una sfera. Una sfera Compex. Ma che bella! Fantastica! Ma hai la fascite plantare, Giulia? No, non credo. E vabbè, poi ci sono le istruzioni, un bel po' di istruzioni da leggere. Una cosa Compex che non è una sfera. Foam roller. Ma questo si capisce che cos'è. Altro che i cosi di sughero. Bello, eh? Dobbiamo attivarlo domani. Guarda, guarda il colore. Bellissimo. E basta. No, poi c'è questa cosa qua pesante che non so cosa sia. Un cartone. Uno zainetto, suppongo. Compex. Giulia, verrai anche tu a fare il foam roller a casa? Sì, quello lo faccio volentieri. Dai, domani ci proviamo. Certo. Va bene, grazie Giulia, ci vediamo dopo. Prego, a dopo. La pallina è davvero top, si accende schiacciando questo pulsante. Un paio di persone su Instagram mi hanno chiesto quando faremo le recensioni delle Oca, perché le ultime non le abbiamo ancora testate, e soprattutto quando parleremo delle famose Vomero 15 che sono appena uscite e che sicuramente nei prossimi giorni descriveremo qui sul canale. Sto aspettando che arrivi Andrea, con il quale faremo un piccolo unboxing di quello che testeremo nei prossimi giorni. Spero che non arrivi troppo tardi, anche perché altrimenti il video sarà un po' fatto all'aperto, sarà un po' disturbato. Ad ogni modo vediamo cosa riusciremo a fare assieme, e il gioco è sempre il solito: aprire le scarpe, capire quanto pesano e soprattutto raccontarci delle caratteristiche inusuali di queste scarpe che nei prossimi giorni testeremo qui sul canale. Dai, muoviti! Andrea, oggi dobbiamo fare l'unboxing perché è da un po' che non lo facciamo e quindi abbiamo diverse cose, Amazon e più altri prodotti. Ti suggerisco di aprire la prima scatola. Senti, scusami, solo una cosa, ma tutti questi gesti qua li hai imparati a qualche corso di comunicazione? In America ho imparato tante cose. No, a Napoli le imparate, dai. Con cosa partiamo? Ricordati che le regole del gioco sono abbastanza chiare. Devi dire che scarpa è, quale caratteristica ha e quanto pesa. Partiamo dalla prima. Due le stavamo aspettando, però. Se lo sapevo questa ti fregavo su internet. La prima prendo. Vai. Vabbè, allora facciamo così. Io potrei sapere che scarpa è. Prova ad indovinare lo stesso tocchicciandola. Questa qua è la Clifton, vero? Ho sbagliato addirittura.
Allora, se posso dire, intanto ringraziamo Matteo del Don Kenya che ce li ha forniti e ringraziamo anche voi che con la storia del About Coffee, com'è che si dice, compraci un caffè, praticamente ce le siamo guadagnate, si può dire. A dire il vero anche Max ci ha messo la sua parte. Gli avevo chiesto a Matteo il colore più tamarro che c'era, mi aspettavo quello bianco, dorato e blu, e invece è arrivato questo bianco, rosso e nero, molto bella, poco tamarra però devo dire. Ma che cosa sono? Clifton 7. Quanto pesano? Almeno 3 etti. Ah no, aspetta. No, rimango sui 3 etti. No, sono 2,50. No, dai, davvero, senti la scuola. Sono 2,50. Diresti mai 2,50. Dopo lo misuriamo. Vai. No, questa, a tenerla in mano, cioè vabbè, vedere la zeppa sembrerebbe almeno 1,5 kg. Però non è leggera come me l'aspettavo. Forse la Clifton 6 sembrava più leggera in mano. Di solito quando prendo in mano una scarpa delle Oca dico wow, che piuma. Sinceramente non l'abbiamo presa perché era una piuma, ma perché era una scarpa ammortizzata. Questa davvero non dovrei saperlo. Allora, questa è una piuma, no? Porca Eva, cosa mi hai messo qua dentro? Allora, ti dico che è una Saucony. Primo perché ho visto la scatola. Secondo perché comunque la suola è inconfondibile. La suola Saucony secondo me si riconosce lontano 1 km. Ah, di sicuro. E è abbastanza rigida, c'è dentro la carta ma si flette. Io non so se c'è dentro la piastra in carbonio. C'è la piastra in carbonio. Allora è strano perché confronto alle Nike un pochino si flette. E allora sì, era per forza lei. Sai che Max non te l'avrei mai detto, sembra molto più flessibile rispetto alle Nike. Sono curioso di vederla al piede. Tra l'altro le Speed sono davvero molto, molto buone, le ho usate negli ultimi lunghi pre-maratona durante il lockdown, queste secondo me sono ancora migliori. Sì, sono curioso di provarle anch'io al piede perché la schiuma sembra bella morbida, che poi è quella che ha fatto secondo me il successo sulle Nike. Nessuno però le ha usate alla maratona di Reggio Emilia. Ma fondamentalmente no, erano tutti Nike. Tutti Nike. Quasi nessuno Adidas, quasi dopo nessuno. Farò la recensione di la statistica di chi ha usato che cosa. E come fai a farla? Guardando tutte le foto. Caeo, ci dai di tempo. Questo dobbiamo. Questo è molto interessante, è il libro che mi leggerò durante le vacanze e ve lo consiglio. Perché lo volevo dire perché era un libro, cioè si sentiva che era un libro. Vabbè, allora non guardo, anzi guardo e faccio. Aia. No, non lo conosco. Di Netflix e come innovare nel futuro senza di fatto utilizzare delle regole precise. Senti, ma in inglese non c'è la traduzione. C'è anche in italiano, ecco. Ma ovviamente meglio leggere in inglese se si può. Così mi dicevano anche dei miei libri di informatica. Lì era vero perché alla fine era tutto linguaggio in C o compagnia bella, alla fine non cambiava molto tra italiano e inglese, io li compravo sempre lo stesso in italiano, i risultati si vedono. Ultimo? Ma non ultimo. Queste sono belle. Vedi, queste non sono tamarre, così, anche loro. Se sono loro, il tamarro non c'era. Sì, dai. Le Hoka Rincon 2 e di queste il tamarro non c'era, c'era il verde grigio mi sembra, c'era il rosso qualcosa e questo colore qua. A me piace, mio padre avrebbe detto sporchevoli, le vorrei provare il prima possibile. Io spero che abbiano migliorato un attimino la soletta interna che ha creato un po' di problemi,
Per il resto davvero è praticamente una Rincon 1, che per me va benissimo perché era una super scarpa. Andrea, ma sei dimagrito? La mia mamma non mi ha ancora detto niente. Qualcuno che mi ha visto mi ha detto che facevo quasi impressioni in questo periodo. Non so se perché ho tolto la barba. Sicuramente non mi sono ancora ripreso dalla batosta influenzale. Ad ogni modo, se non avete ancora visto il video della maratona di Reggio Emilia, vi consiglio di guardarlo. Nei prossimi giorni speriamo che non ci sia un'altra zona rossa. Comunque con Andrea parleremo ancora di scarpe, di tecnologia, e scriveteci qua sotto quale recensione vorreste che facessimo prima possibile nei prossimi giorni. Comunque aspettatevi una valangata di recensioni, anche perché Andrea spero che possa andare alla Bo Classic. Se non dovesse farlo, avremo la possibilità di vederci abbastanza frequentemente. Anche perché se dovessi andare alla Bo Classic farei, se riesco a finirla, farei personale sicuramente, in quanto la mia prima 5 km omologata su strada. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.